Toronto celebra l'Italian Design Day 2024 con una conferenza del designer Fabrizio Pierandrei che si tiene qui allo Spadina Theater nel cuore della capitale dell'Ontario. Il designer milanese è partito dal futuro. Because our work is projected into the future. Tra le autorità presenti all'evento, il console generale Zelioli, che ha introdotto il tema proposto quest'anno dal governo italiano agli oltre 100 testimonials scelti per celebrare l'Italian Design Day in tutto il mondo. Fabbricare valore, costruendo il design dal punto di vista di inclusività, innovazione e sostenibilità. C'è un ruolo che il design deve avere per riuscire a rendere la sostenibilità una scelta desiderabile nelle persone. Quindi non è soltanto un fattore tecnico, ma è un fattore di preferire alcune scelte sostenibili e un uso delle risorse consapevoli. Pierandrei di conseguenza si definisce behavioral architect perché comportamenti sostenibili vanno resi possibili anche attraverso il design. Spesso però richiedono un costo in termini di nuovi comportamenti o di accettare nuove situazioni in cui le persone devono essere se non altro guidate, se non addirittura a far parte di questo processo di cambiamento. La direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Toronto, Veronica Manson, sottolinea l'importanza di questo approccio. La parola sostenibilità di fronte alle sfide del cambiamento climatico è veramente all'avanguardia ed è uno dei temi principali che conduce tutta l'attività progettistica del design industriale. Il Canada può imparare molto dall'Italia in quella direzione, aggiunge Luigi Ferrara, direttore di una delle maggiori scuole di design in Canada, quella di George Brown College. Questa capacità di innovare è una cosa molto importante per il futuro, specialmente quando sta avvenendo l'intelligenza artificiale. Quello che ci darà un futuro è la nostra capacità di innovare, creare delle cose nuove, sempre stare sulle novità. Idee condivise dal pubblico intervenuto, come il designer italo-canadese Tony Spagnolo. It's interesting to see what Canadians bring because we have a different understanding of things and manufacturing. So I think going both ways, I think we want to lend ourselves a lot of these factories that were built in Canada for manufacturing were built by Italians coming over. So I think we want to continue that influence. L'Italian Trade Commission ha collaborato alla presentazione dell'evento di Toronto assieme all'Italian Chamber of Commerce dell'Ontario. L'Italian Design Day, presentato qui a Toronto dall'Istituto Italiano di Cultura, è organizzato in collaborazione dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero della Cultura e dall'Associazione Italiana del Design. Gian Pietro Nagliati, Omni News, Toronto.